studenti di una scuola di Sesto diventano attori in scena in ricordo dei deportati italiani nei campi di sterminio. Ma dove cassetti? Silenzio! Arriva la stazione centrale. Sono stati bravissimi quei ragazzi qua, perché non è una cosa facile interpretare un personaggio che ha vissuto quell'esperienza lì. L'esperienza è quella della deportazione politica dei quasi 30.000 italiani rinchiusi nei campi di concentramento tra il 43 e il 45 per essersi opposti alla dittatura nazifascista. E i ragazzi sono gli studenti del Centro di Formazione Professionale Salesiana di Sesto San Giovanni. Sono stati loro, sotto la guida del regista Filippo Grilli, a raccontare questo capitolo meno noto dell'Olocausto in un lungometraggio unico nel suo genere. KZ, iniziali di Konzentrationszentrum, mescola testimonianze in prima persona e ricostruzione storica attraverso un vero e proprio film realizzato dagli stessi ragazzi. Diamogli una lezione. Ehi! Ne è nato un racconto minuzioso, ambientato nel milanese, terra dei tre protagonisti, Guido Valota di Sesto San Giovanni, Angelo Ratti di Cernusco sul Naviglio e Venanzio Gibillini di Milano, deportati nei campi di Mauthausen-Gusen, Flossenburg e Dachau. Gibillini e Ratti torneranno a casa, Valota morirà durante il trasferimento da un lager all'altro e nel film è il figlio Peppino a raccontare la sua storia. Mio padre, quando giunge a Mauthausen il 20 marzo, venne immatricolato. 57.616. Il numero di matricola di Mauthausen fino che morivi era sempre quello. 3 anni di lavoro, il primo dedicato a raccogliere decine di testimonianze, poi un anno per imparare i mestieri del cinema, infine le riprese con gli stessi ragazzi coinvolti anche come attori e comparse insieme a insegnanti e genitori. Quando si legge sui libri è soltanto imparare nozioni, ma non si riesce bene a capire e non si capisce neanche dopo. Però si vede, si tocca con mano di più la situazione, è più una cosa di emozione. È stato comunque il lavoro molto incentrato sul cercare di trasmettere le vite che hanno passato. Abbiamo provato nel migliore dei modi a rappresentare e quindi a portare una testimonianza di quello che è stato davvero. Mi pare che il treno è il vaga, lo fa come una diversione verso est, ma su no sicuro. Adesso andiamo a est, dopo di Norimberga andiamo a est, andiamo a est, andiamo a est, viaggio ancora. Avere di fronte chi li ha vissute davvero e guardano negli occhi mentre ti racconta e ti spiega nei minimi dettagli cosa ha passato è veramente un'esperienza forte e toccante comunque. Un ragazzo della mia età che per aver strappato dei manifesti è stato deportato e poi purtroppo è morto. Uno non si può immedesimare nella storia, nella vita di una persona che ha passato queste vicende. Entri in queste casette di legno piccolissime e vedi le foto dove c'erano magari 100 persone in un posto dove al massimo ci stanno 10 persone, capisci che venivano trattati peggio di animali. Coraggio, Venanzio. Il mese di novembre è quasi finito. Novembre? Che giorno è oggi, Carlo? È il 28. Oh. Oggi compio 20 anni. Venanzio Gibillini compì 20 anni rinchiuso nel lager di Mauthausen-Gusen. Oggi, che ha passato i 90, ha partecipato attivamente al progetto. Quasi un passaggio di consegne, ora che anno dopo anno quelli che hanno esperienza e ricordo diretto di quanto è accaduto sono sempre meno e la storia sta per sostituirsi alla memoria. Anche quando l'ultimo deportato sarà trapassato, continuerà qualcosa per non dimenticare. Anche i figli dei nostri ragazzi potranno vedere quello che loro hanno ascoltato e questo è anche il motivo per cui quando abbiamo realizzato questo lavoro abbiamo cercato di non lasciare nessun particolare in secondo piano. Un'esperienza fuori dal curriculum scolastico, perché qui si studia per diventare meccanici, saldatori, elettricisti, programmatori, ma radicata nello spirito dei salesiani. L'idea di coinvolgere i ragazzi nella recitazione, nel rappresentare delle opere fa parte proprio dell'esperienza educativa fin da quando Don Bosco è iniziato, insomma, 150 anni fa.
KZ, uscito a dicembre, è già stato proiettato in alcune sale della provincia. Il calendario della programmazione è sul sito gpgfilm.it. I proventi sono destinati alla costruzione di un ospedale nella missione salesiana di Tony nel Sud Sudan.